Già passando fuori le mura, io molte volte ho sentito dalla finestra, così si sente, no? Dice, ma chi ci sta qui dentro sta casa così grande? I bambini chiedono, ma chi abita qui dentro? E le monache, però lo dicono cioè in silenzio, sussurrano. Ma che fanno quelle pazze? Ma loro non sanno che qui c'è la perla preziosa, perché anche noi, le monache che siamo, abbiamo trovato la perla preziosa e quindi vendiamo tutto per comprarla. Ogni volta che mi avvicino alla grata, chiedo al Signore la grazia dello Spirito Santo, cioè questo essere ripiena del suo Spirito, perché si testimonia anche con un sorriso, si testimonia anche con uno sguardo limpido. Thank you.
Tagliacozzo all'inizio proprio di questa storia non esisteva. Esisteva solo e unicamente questa cella che prima era abitata dai Basiliani, poi dai Benedettini, i primi seguaci di San Benedetto, quindi siamo nel 500. Ed era, questo mi piace tanto puntualizzarlo, proprio il punto di riferimento per i viandanti. Oggi Tagliacozzo Monastero è un faro luminoso per quanti veramente da Pescara a Roma continuamente transitano. Il monastero deve essere un punto di riferimento per riprendere energia, per riprendere forza, per affrontare il loro quotidiano. Io sono sempre stata una persona, in un certo senso, malata di infinito, malata di mistero. Ho sempre cercato qualche cosa che desse senso alla mia vita. Mi chiamavano la filosofa esistenzialista. Sono sempre stata un tipo così. E questa inquietudine ha cominciato a crescere, nonostante poi facessi diverse esperienze, nonostante avessi fondamentalmente una vita abbastanza realizzata, come tutti, non mi mancasse niente. Però ho sempre cercato quello che riempisse pienamente la mia vita. E qualche volta pensavo anche al fatto della vocazione, però la vedevo come qualcosa di irraggiungibile, comunque non adatto a me. Io sono sempre stata una persona molto ribelle, un maschiaccio. Dopo, casualmente, sono capitata in questo monastero delle Marche, fare 3 giorni di preghiera. E lì ho parlato con un sacerdote che durante la confessione di tutta la mia vita, lui alla fine mi disse proprio questo, dico guarda, io leggo forte nella tua vita i segni di una vocazione, hai mai pensato a consacrarti al Signore? E in quel momento ho sentito tutta la paura, ho detto no, proprio, ho cominciato anche a saltarmi i piedi proprio dall'emozione. Però questo ecco, mi ha aiutato ad entrare, poi parlando anche con lui. In seguito ho stabilito e sono entrato, ho fatto questo salto nel vuoto, ho detto ok, ci provo. Quando ripenso un po' alla mia storia, mi commuovo perché mi rendo sempre più conto che una volta che dici sì a Dio, e lo dissi nel 1975, Dio non si lascia vincere in generosità, ti chiede sempre di più. E nella mia esperienza di vita attiva, insegnando, ho trovato le più grandi soddisfazioni umane e il mio io cresceva sempre e sempre di più. E mi sono resa conto, soprattutto facendo il messo ignaziano, che quando c'è il passaggio dall'affidare a Dio tutta la tua vita, io quella notte non ho dormito. Talmente era la cosa a cui ci tenevo di più, come perdere la mia vita. Ho capito che Dio mi voleva tutta e tutta solamente per Lui. Io sentivo chiaro questo. Cristina, basta fare. Ho bisogno di te.
Dio esisteva prima della creazione. È sempre stato luce e splendore. Dio è vita. E quando creò il mondo, lo fece dal nulla, ma la materia del mondo era nella sua volontà. Quando Dio creò la luce, fuggevole e volatile, egli decise anche di dare una massa corporea alla vita spirituale, che è il soffio della vita, una forma modellata con il fango della terra, che non fosse in grado di volare e che a causa di questa sua incapacità non potesse sollevarsi, perché così legata si rivolgesse a Dio in modo più profondo e intenso. Per questo motivo il vecchio serpente odiava questo legame, perché sebbene l'uomo fosse pesante fisicamente, spiritualmente si elevava a Dio. Oh meravigliosa prescienza del cuore divino, che in anticipo ha conosciuto ogni creatura. Quando Dio ha ammirato il viso dell'uomo che aveva modellato, ha riconosciuto tutte le sue opere in questa stessa intera forma umana. Oh meravigliosa ispirazione che così ha fatto nascere l'uomo. Il Signore è arrivato al momento più bello della mia vita, dove avevo tutto, niente mi mancava, dagli affetti, dal lavoro e da una bella famiglia. E quindi ero una ragazza normale, non più del normale, ma normalissima. E cioè, poi a me piaceva, insomma, l'abbigliamento. Io portavo sempre vestiti firmati, se non era firmata, niente. Io vestivo così, a me piaceva tanto essere bella. Io oggi dico che sono più contenta perché il Signore mi ha preparato un abito da sposa, dove io ogni mattina non ho più questa frenesia, quest'ansia che mi devo mettere, che devo indossare, perché il Signore me lo dà ogni mattina quest'abito. È un abito benedetto, un abito che testimonia che sono sua. Piano piano, ecco, cominciato a vedere che la mia vita era limitata in un matrimonio, anche tutte le esperienze che facevo di divertimento, no, con gli amici, è come se non mi davano insoddisfazione alla fine. Eppure io per carattere sono molto socievole, mi piace divertirmi, sono una sportiva, poi avevo il mio lavoro, quindi anche una vita realizzata, però ero sempre insoddisfatta. Io ho sentito un amore esclusivo di Dio alla mia vita, a prescindere dai miei limiti, da quello che ero, dal mio carattere, e tu non puoi fare a meno di rispondere a questo amore. Grazie.
Io credo fondamentalmente che la legge che governa il mondo, la vera legge che governa il mondo, è l'amore. Per cui le cose si fanno solo per amore, o se no non si fanno. Io la clausura la vedo così, come se anche il chiudersi in un monastero, come un cercare uno spazio di intimità con qualcuno. Io sono stata con dei ragazzi, per cui quando stavo con un ragazzo è normale che quello che desideri di più è startene lontano, in silenzio, appartata, perché esiste soltanto l'altro per te. La stessa cosa penso che sia anche in monastero. Tu hai bisogno di stare in un posto da parte, no? In disparte. Anche lo stesso Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte a riposarvi. Il cuore, se è pieno di Dio, va oltre la grata. Quindi questo, cioè, è una separazione, è un segno. Ma non è che limita il mio contatto o il mio rapportarmi con l'altro. Per me parlare dalla grata o parlare così, senza grata, io non noto nessuna differenza. Perché io sono contenta, sono felice dietro la grata. Rivestita di bellezza, umile e piena di grazia, eccoti, sorella amata, risplendere di luce dinanzi ai nostri occhi. In questo giorno in cui Dio ti ha fatta sposa, sei bianca del tuo celeste natale, alba di una nuova vita. Rallegrati, sorella prediletta da Dio. Noi gioiamo con te, perché tu vivi già nel presente il beato futuro e per sempre sarai, come Maria, quel prezioso tempio santo di Dio, ove abiterà la dolce eco della sua silenziosa eternità. Di questo sono convinta anche io della mia chiamata, perché il tempo ci sta per riflettere. Io ho passato 3 anni senza l'abito, 2 anni con, diciamo, con il velo bianco. Sono, diciamo, 6 anni che ancora sono fatto un anno di professione semplice. E sto scoprendo veramente la mia vita, perché se non fosse questa la mia vita, a quest'ora non ci stavo più, perché voi dite, ho lasciato il mio paese, ho lasciato tutto, cioè ho lasciato i miei genitori, anche se loro non sono contenti che io sto qua, però io sono felice. Grazie.
e assegna a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa. Aiutaci a portare il peso della nostra giornata, accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nella preghiera veramente si sperimenta questa crescita di rapporto tra me e Dio. Io lo noto, il Dio di oggi non è il Dio di qualche mese fa. È una crescita nell'amore. E ti accorgi quanto veramente Dio ti riempie. Se prima avevo paura di dire, so Cristina, ma che cosa fai? Oggi sono orgogliosa perché Dio mi accetta così. Se prima mi scandalizzavo di alcune mie debolezze, oggi dico, Signore, ti ringrazio perché tu mi accogli in questa debolezza. Non mi vuoi una persona eroica. Quindi il mio è un Dio che si rivela giorno per giorno e sempre con più amorevolezza di prima. Benedici, o Signore. Benedici. Felici, perché avete scelto la parte migliore. Felici, perché chi mai e che cosa mai vi potrà separare dalla carità di Cristo? Felici, perché avete destinato la vostra vita all'unico e più alto amore. Felici, perché siete della Chiesa le figlie predilette e della Chiesa partecipate il gaudio e il dolore, la fatica e la speranza. Felici, perché nulla di quanto fate, pregate, soffrite, è perduto. Nulla è sconosciuto a quel Padre che vede nel segreto e che nulla lascerà senza ricompensa. Felici, perché come la Madonna avete ascoltato la parola di Dio e vi siete fidate, l'avete seguita. Tu permetterai, Signore, che io mi rivolga a te, che ti parli in tutta libertà. Io sono una piccola della terra, ma incatenata dal tuo amore. Prima di conoscere te, il senso della mia vita mi era nascosto e non aveva senso la mia esistenza. Grazie alla tua misericordia ho cominciato a vivere. Ora so, senza ambiguità, sono cresciuta nella fede, immersa in essa per sempre. Ormai sono tua. Il rapporto con il Signore è sempre, io credo, anche un po' tempestoso, forse perché anche il mio modo di rapportarsi con gli altri è tempestoso. E
Sicuramente non è come nell'immaginario collettivo si pensa, dove la vocazione a essere le sposine di Gesù sia soltanto una sorta di infiorata, ecco. Io penso che comunque essere consacrate è comunque scontrarsi con la propria fragilità, con la propria umanità. Si resta donne comunque, anche al di là della grata, anche dentro un monastero. E quindi la mia debolezza, la mia fragilità, le stesse cose che avevo fuori, ce l'ho anche qui dentro. Sicuramente è diverso il modo di viverle qui dentro, perché sai che il Signore c'è sempre a darti la mano, a sostenerti. E una cosa bella che provo, che ho scoperto, è la grande libertà con cui uno si può rapportare con Cristo, perché può essere libera di essere te stessa, libera di essere triste, di essere allegra, di essere anche arrabbiata, di essere in ribellione, anche di rifiutarlo, anche di litigare con lui. Perché fuori ti puoi anche divertire di più, puoi avere più appunto quella felicità, no? Che sono quei picchi di felicità forti, oppure di euforia più che di felicità. Però quelli passano presto e poi alla fine invece ti ritrovi il vuoto, la noia, la sensazione di non riempirti, che non ti riempiono la vita. E invece in monastero magari queste cose così euforiche, magari non li hai, però c'hai una pace dentro che è più continua. Hai la certezza che il Signore sta guidando la tua vita, che stai camminando col Signore. A me questo, cioè avere come guida, come compagno, come sposo, come amico, come fratello il Signore, cioè ti dà una certezza di vita. Cioè, il mondo, la società, l'umanità non conosce la preziosità di questi luoghi, perché sono luoghi dello spirito, luoghi dove la persona si può rigenerare, può nascere a vita nuova. L'uomo lo vede affannato, stanco, oppresso, però non sanno che c'è un Dio buono, bello, santo, che li vuole salvare. Eccoci. Chi mi da cantare? No, non mi battere sempre come sempre. Ma ora mi da cantare. Che te ne sembra? Ma te lo può cantare? Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia. Jubilate Quando sono entrata al monastero ho trovato anche la serenità delle mie consorelle, che cioè, fino adesso mi donano questa grande gioia. Non ti vuoi dire che non ci sono difficoltà dentro il monastero, però da lì attingo anche questa acqua che mi sorge dentro da me e vado avanti. Stare con gli altri è sia una penitenza, così come anche una
una crescita, una grande crescita. E innanzitutto la vita comune è qualcosa che ti aiuta e ti sostiene. Quando ci sono per esempio i momenti di difficoltà, tu sai che comunque alla tua mancanza di fede supplisce la preghiera e la fede delle tue consorelle. Questo è molto Il importante. Signore vedo che ogni giorno mi dà questa grazia di donarmi a tutte le sorelle, indistintamente. Questo è il ruolo dell'abate, il ruolo dell'abbadessa, cioè insegnare, ma tutto ciò che ispira lo Spirito Santo, non ciò che piace a me, ma ciò che è buono per la comunità, per le sorelle. Cioè, loro non mi, cioè io non posso essere triste. Perché loro non devono vivere della mia tristezza, ma loro hanno diritto alla mia gioia. Quindi, ecco, devo donare sempre, essere ferma col bastone e col vincastro. Varchiamo la porta della fede, certi che Dio è il garante e non il concorrente della nostra felicità. Varchiamo la porta della fede con uno spirito nuovo, vero, sincero. E noi che crediamo di possederlo, faremo luce al non credente che è in noi. Tutti noi abbiamo fatto esperienza della presenza di Dio nella nostra storia personale. Come mai ci adeguiamo al modo di pensare del mondo e abbiamo una concezione puramente materiale della vita e non riusciamo ad essere dei cristofori? Varchiamo la porta della fede. Scopriremo il segreto per divenire più credibili, più autentici, più seriamente in ricerca della verità.
perché noi nella preghiera veramente facciamo un vero rapporto di amore col Signore, ci arricchiamo sinceramente. Dopodiché, una volta che siamo cariche, abbiamo bisogno di esplicare quello che abbiamo appreso attraverso il lavoro, che diventa di nuovo preghiera. Non è un'attività che ci isola dalla preghiera. Nel nostro lavoro quotidiano noi possiamo ruminare quello che abbiamo appreso nella preghiera, nello studio. Infatti i lavori dei monaci sono specifici, tipo quelli degli eremiti, ma la differenza in San Benedetto è che il lavoro è fatto insieme. Questa è una caratteristica unica, diciamo, perché la vita cenobitica è al cuore della vita di San Benedetto, perché lì veramente si sperimenta cosa vuol dire lavorare insieme, stare con persone di cultura, di età, di provenienza, completamente diverso. Bisogna ritornare ad ascoltare dentro di noi, a fare vuoto dentro di noi, ascoltare la parola, perché da lì veramente sai che puoi fare la volontà di Dio, hai la certezza di stare nella volontà di Dio. Disobbedire è quasi automatico, no? Cioè, perché noi siamo egoisti, pensiamo, parlo per me, appunto, facciamo... cerchiamo sempre il bene, il vantaggio personale, no? Nelle cose, la comodità. E invece, ecco, è importante avere la fatica dell'obbedienza. E io questa la sento, però anche è una cosa bella, perché sai che chi obbedisce non fallisce. Io quando obbedisco sono forte. Cioè, chi è che vince? Chi obbedisce. Cioè, discipline, regole, certo, però non è che noi subiamo, ma noi accogliamo come una predilezione del Signore. Perché nella regola, nella disciplina, c'è la nostra gioia, la nostra forza, il nostro tutto. Silenzio è questo svuotare tutto ciò che la giornata ci ha bombardato, perché anche in monastero, cioè non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. Il Signore ha creato il mondo nel silenzio.
quindi siamo sempre nell'oggi di Dio. Se c'è silenzio in me, c'è anche all'esterno. Noi viviamo, non viviamo più, viviamo il Kairos, cioè siamo nell'eternità. Quindi oggi è l'oggi di Dio, non è né ieri e né domani. Anche se viviamo il Kronos, perché lo viviamo, ci siamo, però il Signore ci dà questo spazio per poi entrare nel Kairos. Il Signore non cambia, è a noi che trasforma. Conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.